Il neo sindaco di San Donà Ceresere, Andrea. Si prepari poi il tabello. Grazie, buongiorno e ringrazio per l'invito anche gli organizzatori e colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono venute a San Donà durante la campagna elettorale per dare il proprio contributo, che evidentemente è stato molto utile. Io ho solo alcune considerazioni che cercano di rileggere un po' l'esperienza di questi mesi. Quello che io ho capito o di cui abbiamo avuto conferma e che magari può essere utile, però questo giudizio lo lascio a voi. La prima cosa, la semplicità nell'uso delle parole. Ieri sono andato a prendere il mio devoto Oli per avere certezza del significato del termine contendibilità. Non ho trovato la parola sul vocabolario. Intendo dire che una cosa è il linguaggio degli addetti ai lavori, ma noi dobbiamo parlare oltre. E questo è un aspetto da non sottovalutare. Perché la conoscenza, la cultura politica che c'è nell'elettorato è molto molto bassa. Dovessimo fare questo incontro rivolto a tutti, forse dovremmo dire possiamo vincere piuttosto che il Veneto è contendibile. Prendo questo esempio, però per noi è stato importante. Quindi lo sforzo di recuperare l'essenza delle cose. Sapete che uno dei nostri limiti è di essere autoreferenziali, quindi bisogna fare punto a capo e ripartire. La seconda cosa, semplificare non vuol dire banalizzare. Purtroppo questo è un altro rischio. Le persone, anche se non sanno assolutamente che cosa vogliono vuol dire, classificano in tesside destra o tesside sinistra, ma mica sanno cosa vuol dire. Soprattutto a livello locale, io non so, la rivitalizzazione del centro è un tema di destra o di sinistra? Per dire cosa? Che piuttosto che dalle etichette, a noi è servito di più partire dalle proposte. Soprattutto dove le proposte si sono costruite e migliorate con il contributo di cittadini e di associazioni. Ed è stato un lavoro che ha richiesto, nel nostro caso, 8 mesi di tempo. Siamo partiti a fine settembre, c'era la prospettiva di questo famoso Election Day, non so se lo ricordate. Nel frattempo è successo di tutto e abbiamo avuto una campagna lunghissima, molto faticosa, sino a maggio. Però è stato un tempo in cui noi abbiamo cercato di proporre alcune sfide, di condividerle, alcune anche di abbandonarle, altre di migliorarle, con il coinvolgimento di persone. E vi dico 2 strumenti, uno che non è secondo me utilizzabile per le regionali o per le europee per questioni evidenti, però per le comunali può esserlo, soprattutto se non si tratta di una città capoluogo, ed è l'uso dei filò, tradizione della campagna veneta dove ci si incontrava tipicamente nelle stalle e ci si raccontava la vita. Allora abbiamo organizzato questi eventi, visto che la gente non viene più fuori di casa per ascoltare un dibattito politico, siamo andati noi a casa loro, ci siamo fatti invitare e abbiamo chiesto a loro di convocare alcuni amici, 10-15, e il tema era parliamo della nostra città, parliamo di cose concrete. Ne abbiamo organizzati oltre 100, che vuol dire 1500, quasi 2000 persone, che sono numeri grandissimi. Sicuramente possono essere sfide da cogliere in una città, soprattutto se non è troppo popolosa, vi dicevo per la regione no. Altra cosa invece le associazioni. E quindi condivido l'idea di cui parlava il professor Feltrin, e cioè di arrivare a luglio con le idee chiare per poterle presentare e migliorare. E prima di dire sono le nostre idee, fare in modo che siano le idee di tutti, le idee delle associazioni di categoria, le idee dei produttori, le idee del volontariato. E questo crea moltissimo consenso, perché noi abbiamo avuto esperienza di molte persone che hanno apprezzato questo modo di lavorare e noi confidiamo che possa anche continuare. Perché c'è un aspetto che è l'ABC della politica, con il quale chiudo, ed è la dimensione dell'ascolto. Non dell'autoascolto, dell'ascolto di quelle che sono le istanze, le preoccupazioni, le speranze.
di cittadini, imprese e associazioni, e lo si può fare solo stando in mezzo a loro. Ho detto una banalità, ma se non l'avessimo fatto io adesso non sarei qui. Grazie.